Aziende che rivendono prodotti, con aziende informatiche, aziende a video e spesso con aziende elettriche. L'esperienza di questo tipo di lavoro, di consulenza, di progettazione, di sistemi AVC nell'ambito formativo, quindi scuole e università maggiormente, mi ha permesso di capire che i fondi nelle scuole, in Italia abbiamo maggiormente scuole pubbliche o università pubbliche, ci sono. Il problema è come questi soldi vengono spesi. Una cosa che dirò per tutti gli impianti è la parola automazione. In quelle sale che avete visto, nel momento che si gira quella chiave, si accendono ovviamente anche le luci. Quando parte il proiettore, le luci che sono di fronte al proiettore vengono automaticamente spente. Molto spesso, nella maggior parte delle sale, che anche in questa, il problema è che, non essendoci linee separate, il sistema di automazione, quando accende il proiettore, non può spegnere le luci automaticamente. Quindi se io non mi ricordo di spegnere la luce, automaticamente vado ad inficiare la luce del proiettore. La prima fase di una progettazione deve essere quella dell'intervista al cliente. Cioè, noi, soprattutto i tecnici, ci abbiamo in testa delle cose fantasmagoriche, andiamo su Marte, torniamo. Poi magari alla persona gli serve semplicemente un cavo che non sia da 50 cm ma che sia da 2 metri e tu gli risolvi la vita semplicemente comprando un cavo diverso.